Quest'anno, come Presidente dell'Istituto dei Beni Culturali, ho il piacere di aprire questo incontro per noi, per l'Istituto, particolarmente importante. È importante perché risponde ad uno degli obiettivi che l'Istituto si è sempre dato e continua a darsi, cioè quello di unire la valorizzazione dei beni culturali alla formazione, formazione in particolare dei giovani o comunque della società, all'interesse, alla possibilità di far sì che questi beni culturali, intesi nella loro accezione più varia, entrino a far parte della vita quotidiana delle persone, che siano mezzo di riconoscibilità, di civiltà, di coscienza etica tra le persone stesse. E credo che questo concorso, con anche il successo, diciamolo pure, di partecipazione che ha sempre avuto delle scuole, dei ragazzi, la passione degli insegnanti che guidano questi lavori, con dei risultati sicuramente addirittura stupefacenti in certi casi per il valore di quanto ci viene proposto. E quindi, tra l'altro, premiare, fare delle scelte non è mai facile, appunto in ragione del valore delle cose che vengono. Quest'anno poi in particolare abbiamo avuto un'attenzione al mondo dell'agricoltura, al mondo dei campi, al mondo della produzione agricola, che fa parte così intima della formazione della nostra società, storicamente determinata dal rapporto con la terra. E poi lo diranno meglio i protagonisti di questa vicenda. C'è stata un'attenzione particolare appunto su realtà, su situazioni, su progetti che esprimano questo rapporto così intimo, così, ripeto, connaturato alla nostra fisionomia storica con il territorio e quanto produce e si può produrre attraverso il territorio. Questo dobbiamo sicuramente ringraziare l'assessorato all'agricoltura, che ha partecipato con particolare attenzione e interesse ai lavori di quest'anno, e quindi una parte, 10 addirittura, dei premi che vengono dati sono assegnati in considerazione del particolare attenzione che è stata data a questo aspetto. E quindi mi è particolarmente gradito chiedere l'intervento, a eventuale conferma di quanto sto dicendo, del direttore generale dell'agricoltura della Regione Emilia-Romagna, Valtiero Mazzotti, che appunto ha contribuito in modo così determinante al successo di questa iniziativa. Io gli passo senz'altro la parola, grazie.